Caro Mario, ti chiederò di parlare del tuo ultimo libro, Dottrina dell'estremo principiante. E poi ti chiederò anche di leggere un testo da questo libro. E tu sai già quale. Sì. È sempre molto imbarazzante per un autore cercare di entrare anche concettualmente nel senso della sua, dell'opera appena compiuta o quella che è in corso magari. È sempre molto difficile. Ho sempre io preferito quasi, anche dialetticamente, è piuttosto il libro che deve parlare di me, piuttosto che io di lui. Questo l'ho sempre più o meno sospettato, detto o infradetto. Questa volta mi pare che sia ancora più opportuno assumere questo atteggiamento, che sia il libro a parlare di me. Perché effettivamente è il libro che trasforma chi lo scrive. E è sempre vero, in questo caso per me l'ho potuto registrare alla maggiore potenza, direi, questo processo. Ecco, il libro è nel suo andare avanti, nel suo germinare e nel suo proliferare magari, ecco, trasforma chi lo scrive. Ora, qui la trasformazione c'è, probabilmente c'è stata. È la trasformazione piuttosto in me stesso, no? Non certo in altra cosa. Però un'operazione di questo genere è accaduta e c'è in questo libro, mi pare, una certa, come dire, armonia degli attanti, dei presenti, delle creature che sono nel mondo, nell'essere, diciamo, ecco, compresenti tutti quanti, ecco, con il loro linguaggio qualche volta, cercando di captarli o cercando di immaginarli. Tutti quanti. Ecco, è un libro che forse ha un senso di conciliazione, anche di opposti, di cose che si erano nella vita schierate l'una contro l'altra, che si erano appunto contrapposte e vengono a un certo punto a incontrarsi e forse a medesimarsi. Un po' il cammino che ha fatto, come dire, Simone Martini nelle pagine che tu hai letto, nel viaggio terrestre e celeste, appunto da Avignone a Siena, ecco, cioè quel sogno, quella aspirazione. Un miraggio di unità, di un mondo scisso, violento, vero, drammatizzato dalla storia del mondo, dall'umanità in opera, in atto. Si vedono delle cose atroci, no? Specialmente nei nostri giorni, cose che vorremmo non ascrivere all'umano, ma semmai a un occulto potere sinistro che ancora combatte nell'universo, un'oscurità che si oppone alla luce. Vorremmo ascrivere a questo. Sono accadute tutte queste cose. E però il mondo si... Il mondo a un certo momento della esperienza, è vero, è la mia
mia è lunga, e quindi magari per esaurirsi, o forse se è già esaurita, prima che io scrivessi questo libro, spero di no. È vero. A un certo punto si vede che è integro nella sua offerta, nella sua proposta, nel suo andare incontro agli uomini, andare incontro alle creature, che esso poi contiene dentro di sé. È vero, c'è questa reciprocità fra il mondo, fra il creatore e la creatura, fra il mondo e i suoi attanti, io li chiamo, cioè quelli che sono presenti in atto nella sua vita. Ecco, la vita, insomma, predomina su tutto, anche sulla storia. Ecco, io mi conforto tante volte anche delle sciagure di quel nostro tempo, proprio in questo pensiero, che la vita è più grande della storia. Quindi non riesco a non disperare proprio per questo, perché mi sento nella vita, anche se sono nella vita in extremis, nel momento in cui, insomma, la si sente di più, proprio perché siamo per perderla. È vero? Quindi questo è un momento che credo sia rispecchiato, ecco, nel libro, nelle pagine di questo libro, a vari livelli, ecco, dal microcosmo anche a temi più vasti, insomma. Ecco, ma insomma tutto mi pare ruota intorno a questo. Ecco, ora io di più non vorrei dire, anche per non annoiare gli assanti che sono nel teatro e che ascoltano, forse, ecco, con attenzione, forse sonnecchiando, non lo so. Allora, prima che il nostro poeta vi legga Santità Umbra, io vi segnalo questo libro uscito soltanto il mese scorso. Fuori c'è lo spazio Feltrinelli, della libreria Feltrinelli. Il titolo è, credo di averlo già detto, Dottrina dell'estremo principiante. L'editore è Garzanti. Ti accompagno al leggio. Sì, ho scelto questa poesia un po' lunga, però penso abbastanza scorrevole. Ecco, e si chiama Santità Umbra. Poi mi direte, ma che c'entra l'umbra? No, è un luogo del pensiero, della mente, delle domande, dei quesiti umani. È vero che si accentra in certi episodi, è vero, in certi personaggi umbri. Ed è, ho scelto questa, che mi sembra che dentro ci sia un po' lo spirito del libro, quindi una poesia che può parlare anche per le altre. Allora, Santità Umbria. Dentro l'Umbria, nei suoi scoscendimenti, a picco sotto i bovidi issati sulle coste della verdissima montagna, o altrove lungo viadotti e ponti, fin nel cuore dei villaggi d'Appennino, che la roccia tiene nei suoi crepacci. Lì ero e aspettavo di fiorire alla giusta stagione, ma per sempre, come giglio o come gladio. Talora ero impaziente e trasalivo come fremito o fermento, dirompevo in terremoto, ma ero nella carne e nell'anima del mondo dove il fiat mi aveva posto, come lievito e sussulto e come sferza
umile e costante. Volevo, vorrò e voglio infatti crescere sul mio sero, fin dove mi sospingerà il mio Vangelo, su dagli inferi, alle colline d'erba, all'aria, al cielo, ma sarò sempre mischiato alla parte creaturale. Sta in me il mondo, io non lo rimuovo da me, non voglio. Privato del suo fango sarei vano, e invece concresciamo lui in me e io in lui, siamo e diveniamo. Mi perdo nell'altrove talora, non lo nego, vagare in un luogo, starmene in uno spazio senza prove, mi accade, mi succede, tra estasi e sgomento. Da quel punto perenne originario dove nasce il mio perpetuo nascimento, ma rientro ben presto nel lagone e mi chiamano le cose e le creature per cui sono venuto su dal niente, creato, vinto e vincitore, nella mischia universa di spasimo e d'amore. Si avvolge su di sé il vivente, mi soffoca, lo tengo a bada a stento, penosamente. Ma è amabile, lo sento, poi anche lo comprendo, ogni vita nel suo fondamento. Di questo vero io non sono nessuno, fui, sono e sarò anima, ilarità e dolore. Tormento. Questo è un piccolo ricordo di Ravenna Poesia in occasione del tuo compleanno, il giorno 20 ottobre. Ravenna, Tesori di Luce, editore Longo. Bello. Tutto quello che parla di Ravenna è bello ed è desiderabile averlo sotto gli occhi. Quindi ti ringrazio di questo dono. Allora, in attesa del nostro prossimo incontro a Ravenna, però domani saremo per un'altra occasione al Teatro Rossini di Lugo. Abbiamo qui anche l'assessore Giovanni Barberini, mi pare che sia ancora qui. Vogliamo lasciare posto agli altri?